Con noi c'è Nadia Cetti, che ha fondato un'associazione Donna Donna Onlus. Diciamo che su quel cornicione di cui parlava Sara Moretto, insomma, lei c'è stata per un po', perché la sua storia personale è una storia veramente di 10 anni di dolore, di solitudine, per trovare poi una strada e per vincere, per ritrovare il sorriso. Io vorrei chiederle questo, no? Di raccontarci il suo rapporto appunto con l'accettazione di sé, con il cibo, che non è stato sempre facile e ha cominciato presto ad avere difficoltà. Sì, intanto salve, grazie per questo invito e di tutto quello che è stato detto io posso solo essere d'accordo. Il rapporto con il cibo, con lo specchio, con lo stereotipo, con quello che gli altri si aspettano da te, sin da piccolo questo tu ce l'hai, ma proprio da piccolo, già alle elementari sei presa in giro perché sono sempre stata morbida, italiana, cicciottella, quindi le mie curve non l'ho mai prese A con chi lo grande dice? gioia, poi per di più golosa, quindi tutta una ricetta magica per non essere dall'altra parte. Le capitava di essere E presa in giro dai compagni di sempre, scuola? sempre, 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 ma senza malizia né cattiveria, fa parte un po' anche della nostra natura prendere in giro tra bambini, no? Sì, se non Però sei poi la come gli pelle del altri. bambino è sottile, insomma, quindi. Totalmente sottile. Poi io ho avuto un grande trauma che ha Ecco. rotto questo vaso di argilla, già comunque delicato, uno stupro a 16 anni non denunciato. E quindi il rapporto con la mia femminilità già precaria, con lo specchio, si è completamente sgretolato. Nadia, lì, ecco, un episodio drammatico che diventa proprio il rifiuto della femminilità. Lei ha scelto di tacere, di non parlare con nessuno. Sì, come purtroppo tante altre donne. Di non denunciare, di far finta che non sia accaduto, perché entrano quelle dinamiche che forse già avete parlato in altre occasioni, scattano dal senso di colpa, come eri vestita, ma sì, perché tu, perché lui, chi era, dove non era, lo conoscevi, la paura di dirlo ai genitori, il giudizio che poi diventa un'etichetta. Di fatto si è E autopunita, ha smesso di tu sa che mangiare. io ho fatto finta di E ha niente. smesso di mangiare. Non volendo, ovviamente è scattato qualcosa dentro che c'è stato un rifiuto. Ciò ha portato una perdita di peso notevole in pochi mesi. Quanto ha perso? Consideriamo che erano ormai quasi 20 anni fa, perché ho 36 anni, quindi 16 Giovanissima. anni. Non se ne parlava all'epoca, già adesso se ne parla molto di più. Però partendo già da abbastanza morbida, non cicciottella, quindi ho perso una trentina di chili in poco tempo. Ma le persone intorno, no? I suoi E amici, non la sua ero famiglia. così magra, perché comunque già nascevo, già ero morbida, ero cicciottella, quindi tutti come sei bella, come stai bene. Non si allarmavano, facevano Nessuno, complimenti. né io per prima, né la mia famiglia si è mai allarmata, anche perché comunque era piena adolescenza. I suoi genitori? I campanelli d'allarme nell'adolescenza penso che la dottoressa possa confermare più di me, sono molto difficili da individuare perché quale ragazzo giovane si guarda allo specchio e dice sono bello? Non accade mai, e se accade è raro, e se accade è pericoloso perché vuol dire che c'è un eccesso. Quindi i campanelli d'allarme sono difficili da individuare. Io persi, veramente smisi di mangiare quasi dall'oggi al domani, però senza allarmi, né miei né di chi avevo intorno. E poi non so se per grazia ricevuta o no. Sono entrata in una bulimia latente, Ecco, difficile, subdola. dall'anoressia Anche alla bulimia. Sì. questo la dottoressa può confermare, è abbastanza Ma nel facile che suo caso com'è accada. avvenuto? Ho smesso avevo bisogno di mangiare, non è che poi smetti di mangiare, mangi due mele, tre mele, qualcosina, un cioccolatino, non è che poi c'è, bisogna anche sfatare questo, penso che la dottoressa sia d'accordo, non è che come nei film, non siamo compartimenti stagni, questo è importante, perché i segnali d'allarme nascono anche dalle non ci si sveglia che pesi 30 kg. Ma cosa faceva a quel punto? Mangiava, mangiava, Io piano mangiava. piano ho ricominciato a mangiare, ovviamente vedevo che ingrassavo, sei adolescente, 17-18 anni, quindi poi nel frattempo crescevo con gli anni, e quasi come gioco, anche perché anche tante anche mie amiche vomitavano, ecco, si può dire senza problema, anzi dobbiamo fare proprio una denuncia. E piano piano era diventata la mia alleata, era una mia amica, io potevo mangiare quello che volevo e potevo non essere grassa, ma più che altro quello che diceva prima la ragazza, quella fame d'amore, quindi colmava quel vuoto, queste abbuffate in realtà colmavano questo vuoto
che niente, nessuno, né poi i ragazzi, i fidanzati, perché poi da lì tutta la mia femminilità è stata deviata, ricerca di amore, quella carezza, quel contatto. Tra l'altro, scusate, saluto Don Andrea Matto, che fu uno dei primi, è stato uno dei primi a credere poi nella mia storia. Dopo anni ho conosciuto Don Andrea Matto, che è veramente un pastore. Scusa, volevo... Dopo spiegheremo che avete collaborato però, anche però, insieme. Cioè, avendolo vicino, quindi io però, ringrazio. Nadia, vorrei capire da lei quando ha capito, no? Che aveva bisogno di chiedere per forza aiuto. Quando io per anni non avevo capito perché sopravvivevo, e soprattutto era la mia migliore amica la bulimia. Non avevo dato ancora un nome a questo comportamento. Però la mia vita era veramente quasi bipolare, possiamo dire, perché sorridevo, ero felice, ma dentro ero devastata, bocciata a scuola. Era un'altra Nadia. Pianti, urla dentro di me, veramente sfoghi. Ho incontrato una serie di amori sbagliati, tra l'altro uno per me molto importante che come me era malato. Soffriva, e io paradossalmente anche egli di bulimia, sì, no? Paradossalmente, per cercare di aiutare lui, ho capito, ho dato un nome a questo mio male. E per salvare un po' lui, ma soprattutto a quel punto me stessa, ho cercato di allontanarmi da questa storia, ho cercato di prendere un po' in mano la mia vita. Anche se tutto questo non è stato facile, perché ho iniziato a studiare teatro, a riprendere gli studi, ma il mio dolore dentro era inevitabilmente più grande di me. Lei prova a ricostruire anche il suo rapporto con il suo corpo, no? Con in il mio corpo, modo. Grazie anche all'arte, perché lavorando comunque con la recitazione, il mio sogno era quello di... Però non è bastato. Assolutamente no, tanto è vero che ho tentato addirittura il suicidio. E lì è stato proprio il mio fondo, il mio grido di urla, di aiuto verso perché, che cosa devo fare, con chi devo parlare. Tra l'altro le cure spesso sono economicamente pesanti, questo va detto, e quindi sì. Io non avevo non solo forse la voglia, ma anche i soldi, perché al centro di igiene mentale anche un genitore ha paura, anche te stessa hai paura. Ad aiutarla, diciamo, no? La e fede, poi la fede, il suo ritiro il mio grido, nell'abbazia di Farfa. Quello in qualche modo appunto è stato un aiuto decisivo, un sostegno importante. Lì è stato però, proprio una, non una mano, proprio sono stata toccata. Io con lei, Nadia, vorrei arrivare al momento di una svolta. Decisione importante, no? Della svolta, non soltanto per lei, ma anche per tante altre persone che vivono la sua condizione. L'idea di fondare una onlus di cui abbiamo parlato, Donna Donna, perché ha preso questa iniziativa 5 anni fa? Perché ha deciso di farlo? Tutto è nato perché, e di che si occupa? Tutto è nato proprio perché questa mia conversione vera, quindi con una fede vera, perché la fame d'amore è fame di vita, di verità, e questo è il punto. Non potevo, essendo rinata, era una nuova Nadia, non potevo urlare la mia gioia anche agli altri. Quindi ho cercato nel mio piccolo di dire, ma semplicemente di fare testimonianza, perché poi io non sono nessuno, sono veramente una ragazza proprio che è caduta veramente in basso. E quindi ancora adesso, anche se ne parlo tante volte, mi emoziono, perché dentro il cuore è sempre quello, pulsa, e ho cercato di, cerco di dire, ragazze, si può uscire, non importa, cadere e rialzarsi, e la fede in senso proprio un abbraccio, questa misericordia, ecco, io lì a Farfa ho avuto una vera conversione, ma non è solo un'ideologia, sono stata proprio toccata da questo amore materno e paterno di una chiesa, del sacramento della confessione, di questa tenerezza, perché c'è una fame di tenerezza, di quel contatto che noi siamo fatti di carne. E poi, leggendo La Mulieris Dignitatem, ancora non sapevo niente di chiesa, di cose, perché ovviamente era una conversione vera, io mi sono innamorata della Lettera alle Donne di Giovanni Paolo II, dove parla di una femminilità, della gioia di essere se stessa, dice grazie a te donna perché sei donna. E da lì nasce Donna Donna. Direi che quindi questo una sorriso donna è veramente il testimone più importante, no? Ecco, Monsignor Andrea, lei ha fatto una cosa bella, no? Lei ce l'aveva già anticipato, che tra voi è nata anche una collaborazione per il calendario dell'Associazione Donna Donna, ha scritto un testo in cui ci parla di una vera e propria epidemia, dice lei, questa ossessione tra i giovani, no? Della bellezza ad ogni costo. E poi, insomma, evidenzia come questo nutrirsi poco, troppo poco, sia sempre una ferita dell'anima. È vero. Non solo per la fame d'amore che è stata più volte richiamata, ma anche perché abbiamo fame di verità, di senso, di bellezza, di tenerezza, di rapporti veri, autentici. E ogni disgregazione, no, del tessuto sociale, delle relazioni, della comunità, dalla comunità familiare anche alla comunità più ampia, no, civile, crea delle ferite di cui a volte non vediamo subito
le conseguenze, ma che nel tempo poi... Che idea di bellezza esce fuori da quel calendario lì e lei ha sentito il bisogno proprio di collaborare? Ma intanto c'è una bellezza che attraversa tutte le età, che attraversa, che lega anche i luoghi della città di Roma con la femminilità, e poi c'è una esuberanza di vita, cioè c'è una capacità di tenersi per mano e di manifestare la gioia. Credo la copertina, no, del sì, calendario, sì. E poi all'interno naturalmente le immagini dei mesi. L'altra cosa molto, molto bella dell'idea del calendario è questo fatto che ci accompagna giorno per giorno un'idea di femminilità riconciliata, solare e non oppositiva come spesso ci capita di vedere. Insomma. Grazie a te donna, è il titolo a cui che avete dato appunto al calendario, peraltro consegnato a Papa Francesco, sì, in un importante assolutamente sì. Insomma, abbiamo capito che il cibo è un'ossessione, no? È un'ossessione sia quando si decide di privarsene del tutto, intanto abbiamo visto, no, il momento in cui lei ha consegnato al Papa il calendario.